poca voglia di parlare a Rignano sull'Arno, dove Laura Bovoli e Tiziano Renzi, genitori di Matteo Renzi, sono agli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. Gli indagati dell'inchiesta della Procura di Firenze e della GDF sono a vario titolo 15. Per me sono delle bravissime persone, poi la sarà la magistratura. Certamente sono stati presi di mira anche per il figlio. Penso, È una famiglia stupenda i Renzi, se c'è da fare del bene loro lo fanno, poi questo è tutto un caso pulito. Tutto, e chi? traffica sono cascati nella cosa, nella segatura, e purtroppo, capito? Io l'ho visto piccolino così, io, che passava con 7 giornali sotto braccio. Erano ingenui che sì, stimati. Mi spiace molto appunto per questo inconveniente, ma d'altronde, capite, forse di razzolare. Io li conosco sia loro che i figli per delle persone bravissime. Io poi con loro non ho avuto niente a che fare economicamente, per cui io non posso dire proprio assolutamente nulla. Io le giudico a queste persone, insomma, questa mi sembra una cosa un po' forzata. Per noi sono brave persone, poi dopo... Le cose private noi non le sappiamo.